Buongiorno a tutti, bentrovati, siamo ancora qui a Fiera Didacta, qui al Palafiera di Mister Bianco in provincia di Catania, ricca di workshop, di laboratori, di incontri, di convegni con tantissima gente presente, ovviamente non solo dalla Sicilia ma da tutta Italia. E noi torniamo con i nostri incontri qui dallo stand della Tecnica della Scuola al padiglione B1, anzi vi invito ancora una volta a venirci a trovare per scoprire insomma il nostro lavoro, il lavoro della Tecnica della Scuola, il lavoro redazionale e non solo. Allora oggi apriamo la giornata con un incontro, andiamo a scoprire i nostri ospiti, perché saluto Salvatore Sibilla, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo. Buongiorno. Buongiorno dirigente. A voi, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. E poi salutiamo anche Alessandra Mangano, docente sempre dell'Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo. Buongiorno. Allora, partiamo insomma dalla vostra presenza qui a Didacta. So che insomma siete stati impegnati in questi giorni. Parliamo dei vostri progetti, di quello che voi portate a Didacta, ma anche del vostro impegno ovviamente nella scuola, nella vostra scuola, nel vostro istituto, e soprattutto parliamo del metodo Montessori. Sì. Che cosa possiamo dire su questo, dirigente? Allora, noi siamo qui presenti a Fiera Didacta con un workshop ovviamente dedicato a Maria Montessori e all'approccio montessoriano, perché crediamo che in una fiera dell'innovazione non si possa non parlare di Maria Montessori. Per alcuni forse Maria Montessori può sembrare qualcosa di antico, qualcosa di vecchio, però non è così, perché Maria Montessori ha, scoperto questo metodo, questo approccio, studiando la mente del bambino, i processi cognitivi e tutto ciò che sta alla base dei processi mentali, di apprendimento e di insegnamento, per cui un qualche cosa che potremmo dire non passerà mai di moda. Questa è la contemporaneità del metodo di Maria Montessori. E noi siamo qua presenti con uno stand dove rappresentiamo anche una rete di scuole, l'Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto, la direzione didattica Guglielmo Marconi di Trapani e l'Umberto di Savoia, sempre di Trapani, dove attualmente sono in essere, cioè funzionano, sia case dei bambini che classi ad indirizzo di scuola primaria Montessori. Benissimo, allora passerei il microfono alla docente Alessandra Mangano per capire invece, abbiamo parlato del metodo Montessori, ma poi metterlo in pratica questo metodo Montessori, com'è? Che esperienza è? Allora, a che fare è con gli un'esperienza alunni? Bellissima, perché Maria Montessori il suo metodo è assolutamente proiettato verso il futuro. Noi abbiamo visitato Fiera Didacta, abbiamo visto tutte le proposte tecnologiche, e alla tecnologia è affidato adesso, la tecnologia digitale è affidato adesso il compito di trainare la scuola verso l'innovazione. Benissimo, Maria Montessori l'ha fatto, perché ha smantellato quei cardini di un insegnamento tradizionale basati sulla lezione frontale, perché non esiste la lezione frontale, l'insegnante che parla, perché i bambini lavorano sui materiali, scelgono liberamente il materiale su cui esercitare la propria capacità, e quindi esiste all'interno della classe la libera scelta. Un altro motivo fondamentale del metodo Montessori è il movimento e l'uso della mano, perché Maria Montessori ha osservato che i bambini, muovendosi e utilizzando la mano, che è strumento dell'intelligenza, comprendono profondamente e memorizzano. Le neuroscienze hanno oggi confermato con esami diagnostici che è così, che esistono dei neuroni a specchio, che sono neuroni motori, che hanno però una profonda influenza sulle connessioni cerebrali e sulla comprensione profonda. Quindi il ruolo centrale del metodo Montessori che si realizza nella classe lo hanno i materiali montessoriani, che sono tecnologia,
e che sono una tecnologia utilizzata correttamente, perché è data in mano ai bambini. Quindi se la tecnologia digitale che adesso osserviamo sarà a supporto dell'insegnamento e non data all'attività dei bambini, non avremmo fatto innovazione. Certo. Ma se sarà correttamente intesa, così come intendeva Maria Montessori, l'attività dei bambini con i materiali, anche tecnologici, e allora sarà una tecnologia che trainerà verso il rinnovamento. Allora, la tecnologia che, riprendo il microfono, lo passo per l'ultima considerazione al dirigente Salvatore Sipila, la tecnologia che si lega all'intelligenza artificiale, che è l'argomento di Didatta, però una battuta da dirigente scolastico sulla dispersione scolastica la dobbiamo fare, perché purtroppo sappiamo che è un problema che attanaglia particolari regioni, soprattutto il sud d'Italia, lo sappiamo, la Sicilia è una regione che soffre di questo problema. Da dirigente scolastico, cosa possiamo dire su questo? Cosa si può fare? Cosa avete in mente? Ci dica. Purtroppo la dispersione scolastica è una brutta piaga che noi quotidianamente cerchiamo di contrastare con la progettualità, una progettualità che cerca di coinvolgere il più possibile gli alunni in diverse attività, dallo sport, dalla musica, dal teatro, all'arte. Certamente la scuola deve essere presidio per contrastare questo malessere purtroppo della scuola italiana, e la formazione importante. Noi vorremmo portare appunto anche qua in Sicilia una formazione specifica anche relativa al metodo montessoriano, perché anche in questo caso l'attivismo, rendere protagonista il bambino, può aiutare all'inclusione scolastica. Benissimo. Allora io vi ringrazio per il vostro impegno, in bocca al lupo ovviamente per tutto, e seguiteci sempre sulla tecnica della scuola. Grazie. Grazie a voi.